Nel 2013 ho fatto la prima parte del cammino e ho scoperto che il viaggio può davvero non darti delle risposte, ma farti conoscere meglio, che è una cosa di cui tutti avremmo un po' bisogno, no? E nel momento in cui sei lì da solo a parlare con te stesso, qualcosa viene fuori. E nel mio caso, quando sono tornato, è venuta fuori questa cosa qua. Cioè, sono andato da Linus e gli ho detto: senti, ma perché non facciamo un programma sui viaggi? C'è già il nome, si chiama DJ on the Road, è perfetto. Benvenuti a Radio DJ. Vi presento DJ on the Road, io sono Frank. DJ on the Road è partito come programma radiofonico stagionale, appunto andava in onda solo in determinati momenti dell'anno. Dal 2019 Linus ha deciso di farlo diventare, insomma, un qualcosa di quotidiano. Andiamo in onda tutte le sere a mezzanotte. Quando si iniziava a preparare il programma, è successa una cosa strana, perché per ogni programma, soprattutto i quotidiani, c'è un fonico che più o meno segue i nostri programmi, no? Accade a DJ questa cosa. E a un certo punto io mi sono ritrovato con colui il quale in realtà tutto era partito. Perché, come dicevo prima, in realtà il Cammino di Santiago lui l'aveva fatto in bici per fatti suoi, io lo stavo facendo a piedi per fatti miei, ma è arrivato il genio della lampada, è arrivato il DJ Aladino. È arrivato il DJ Aladdin. Che mi fa? Oh, ma ascolta, dai, te lo seguo io il programma. Cazzo, avere lui a disposizione con tutta l'esperienza, tutti gli anni, tutta la capacità musicale, cioè avere lui alle spalle, voleva dire che la strada era quella giusta, perché tutto si stava sistemando. Programmazione musicale curata da Dario Suelli, che anche lui, caspita, è un pilastro di Via Massena. E quindi abbiamo deciso a un certo punto: oh, di, ma facciamolo diventare qualcosa Di live. di live, facciamo diventare concreto. C'era questo articolo dello Ostello Bello, appunto, sul Corriere, e allora abbiamo chiesto alle ragazze della redazione, alla Giulia Fosca, di invitare Carlo, CEO dello Ostello Bello, e da lì abbiamo iniziato a fare due chiacchiere. Abbiamo detto: ma guarda, noi vorremmo trasformare DJ on the Road da programma radiofonico a live. E qui poi lui ha detto: no, dobbiamo fare una roba figa. Ti sei inventato la roba L'ho che sa inventato, fare. mi piacerebbe fare una sorta di live, ok, la classica chiacchierata di gente che racconta i suoi viaggi, però il palco lo vorrei vedere come se fosse il live di una band. Diventa il programma radiofonico, ma portato in giro Con i con i video, monologhi. monologhi forse uno, però con i video che ci danno i viaggiatori che vengono ospiti. Cioè, a me piace molto quando viaggio, spesso nei fine settimana quando vado a fare serate. Spesso viaggio in treno, quindi io mi preparo un po' la colonna sonora del mio viaggio che faccio da casa al locale e ogni giorno in qualche modo negli spostamenti che faccio mi piace costruirmi una colonna sonora anche al momento, in base a quello che sto vedendo. Idem con anche i video che ci hanno dato i ragazzi che verranno ospiti. Quindi la domanda è: un viaggio con me lo faresti, sì o no? Dipende, un viaggio di quante ore?